come ha detto lei, una montagna da scalare, perché questo Verona, al di là dell'assenza di due giocatori importanti come Bacinovic e Alfredson, è una grandissima squadra costruita per il salto in Serie A. Sì, penso nella Juve della Serie B, la Juve della Serie B, dai, ma lo sanno anche loro, hanno costruito un organico che non dico obbligato a vincere, ma quasi. Però deve essere un motivo anche d'orgoglio di andarci a rapportare, a provare a vedere quelle che sono le nostre reali forze, molto probabilmente sapendo che sarà durissima, però insomma dai, viene nel momento giusto, penso sia la partita migliore che potevamo affrontare adesso. È un primo vero esame questo per la sua regina, c'è anche un pizzico di curiosità? Ma no, esame no, perché l'abbiamo detto prima di tutte le partite, l'abbiamo detto prima della Nocerina, l'abbiamo detto prima della prima di campionato, cioè tutte le partite oggi sono, per me sono esami, quindi non vale l'amichevole o... Però sicuramente un banco di prova che ci può far capire di fronte a una corazzata del genere quello che possiamo fare, che stando coi piedi per terra, perché sappiamo che il nostro obiettivo non è sicuramente quello del Verona a oggi, però ci deve far capire che se ci possiamo stare o no in questo campionato. Mi spiace solo che non se la possa giocare secondo quelle che sono le sue vere e proprie caratteristiche, cioè può sfruttare un giocatore di qualità come Sarna e Bombaggi, perché sono i due trequartisti che hanno fatto molto bene anche Bombaggi contro la Povercelli, e quindi ha provato qualcosa di alternativo, di diverso, gioco forza. Per forza, no? Erano i due giocatori che ci davano un po' più di qualità in mezzo al campo, sia lui, sia Francesco che Vincenzo. Ci permettevano di sopperire un po' alla mancanza di forza d'urto che abbiamo attualmente davanti, e quindi ti devi provare tutte le soluzioni. Penso l'allenatore deve essere pronto a qualsiasi modo a cambiare, anche perché, ti ripeto, vediamo loro come si schiereranno, perché venendo a mancare Alfredson e Bacinovic hanno altre caratteristiche, quindi dobbiamo cercare un po' di vedere come ci andiamo a porre noi domani. Del Bentegodi è un ottimo ricordo, almeno da calciatore. Sì, è normale, tanti stadi, tanti ricordi, però è anche vero che c'è un ricordo triste, perché per noi rappresentò una retrocessione immeritata dopo lo splendido recupero che avevamo fatto da gennaio in poi, però non è nessun segno di rivalsa, perché c'era un'altra società, altri giocatori, il pubblico del Verona non c'entra niente, quindi però deve essere un motivo di anche noi di ricordare ai ragazzi, di quelli che forse non c'è più nessuno oggi di quando c'ero io, però che fu una parentesi purtroppo triste nella storia della regina.